preferisco, te o il Napoli? Bene ragazzi, carino come non mai. Oggi, no, da Fizz Gamer, oggi ragazzi non sappiamo che fare. Vai. Oh, fuck. Signori, oggi siamo qui io e il maestro Super Allan con le nostre rispettive amanti. Oggi andremo a testare qual è la ragazza migliore, qual è la fidanzata migliore, la ragazza migliore. Veramente dovrebbe far contrario questa cosa, però peggio il ragazzo. Lo faremo! 15.000 mi piace e vedremo chi è il fidanzato migliore. Ci sta. A letto. Nessuno dei due. Diciamo, io ho già testato Roby, il tuo bel giovincello. Allora, vi diremo 15 domande, ovviamente sono le stesse per me e per lui, ovviamente saranno risposte diverse perché siamo diversi. Non siamo troppo diversi, per me sesso e samba, sesso e samba. Vabbè, ok, dove l'abbiamo trovati a questi Zitta due? Tu. Ah, non ve l'ho presentata, lei è Giuseppina e lei è Roberta. Ciao. Bene, andiamo avanti, se volete altri video del genere, ho detto 15.000 mi piace e facciamo il video al contrario. Giova, dici la prima domanda. Quanto è lungo il nostro membro? Già. Non era questo? Non l'avevo segnato. Però io lo so. Io lo so perché vi faccio vedere pure dopo una cosa. Ma questi si misurano. Io non lo so. Dove ve lo misurate? Come io ho un metro di. È un metro di. Un millimetro di. 17, 18. Show. Ah, faccio loro. Roberta. Non lo so, non è che ha misurato. Perché hai fatto questo? Che tiene? Facciamo i seri. Allora, il mio primo bacio l'ho dato in asilo, elementari o medie? Avete già le tre opzioni, le altre non hanno le opzioni, questa è un po' più facilotta. Dai, risponde prima Roberta. Io, alle medie. Con? Questo lo sa perché abbiamo fatto tutti la media, abbiamo fatto il video di chi mi conosce meglio tra me e la mia fidanzata. No. E sei gusta male. Ma io lo sapevo già a prescindere. Un punto? Pure nel nostro c'era l'asilo con quella ragazza con la pelle ricci. Cioè, danno nome e cognome, non mi sono fatta, Roberta. Quindi morte e miracolo. Un punto sia per Roberta che per Giuseppino, un applauso. Sono partito meglio un'aula, abbiamo partito a buscare. Con che voto sono uscito, comunque siamo usciti alla maturità? Già annuisce, già sa. Io lo so. Ma è Roberta? 86. Vero. Tu mi fa, sono 80 perché mi ricordo che 85. Sì. 85. Oh, due punti a testa, su. Ma ne sono troppo corti. Un punto di differenza da. Vabbè, ma tu sei laureato, cioè con un aggiornamento con la modalità. Ma che cosa hai fatto tu? Io, su YouTube proprio, in realtà il voto è fittizio. Il comprato? No, ho fatto relazioni internazionali, finanza e marketing. Veramente? Cazzo. E poi chiedo, ah no, ma come lo fai con quelli oggi? Io potrei insegnare relazioni internazionali, anche se non so cosa c'entra con la mia laurea, però potrei insegnare. Che voto mi avresti dato? Non lo so. Non so come sia a livello estetico, c'è un video. No, li vuoi dire, c'è una pelle. Io penso che non c'avevi proprio, ma veramente. Andiamo avanti. Chi è il mio idolo calcistico da quando sono bambino? Bambino. Ma Busch che cosa? Da quando sono bambino? Da quando ho iniziato a vedere il Napoli. Ok. Messi. Verde. Messi? Allora, io ce n'ho due. No, Arish uno. Perché sì, è uno. Da quando sono bambino è pure precisato. Non è perché potrebbe esserci un piccolo sorpasso qui tra due. Ronaldo. Ma che Ronaldo? Quello di Cavani. È Cavani. È Cavani. Beh, pure Ronaldo, pure Cristiano Ronaldo. Sì, Cavani e Ronaldo. Però dopo il secondo l'ho detto, dai, no? Non so se vale questo, No, lo so dire che era due Roberto. Comunque sì, volete sapere quando mi sono il mio membro, ve lo faccio vedere. E l'ho sempre detto, molti, diciamo, appassionati a Fius lo sanno. Eccolo. Il metro di giudizio. Quello è vero? Sì. Ma quando mai è più grande? Allora, apri la bocca. Non è così. No, amore, un po' di più. Io marico, magari sei ingrossato. Vedi che fino a 25 anni cresce, tu l'hai fatto così. Bravo, Samarolo. Hai già passato 25 anni. Prossima domanda. 3-2 Roberta, quindi il numero di bambini che vorrei. Prego. In realtà non abbiamo mai parlato. No, però potresti saperlo. Due. Sì. Due. 4-2. Due. 4-3.
4-3. Incredibile, ex. Anche se quando ero piccola avevo 4 figli, 2 maschi e 2 femmine. No, io 3, tutte e 2 sono corna. Sì, almeno 3. Perché il terzo? Metti caso esce metti caso esce un giocatore. Il terzo proprio. Tu dici potremmo fare un progetto Ronaldo. Allora, il mio numero di scarpe. Attenzione qua, perché varia anche in base al modello delle scarpe. Però più o meno. Però qual è quello più o meno? 4 a 3. 43 o 44. Quale di multi? No, 43-44, no. Perché tu o prendi 43 o prendi 44. No, però c'è uno perché io da solo l'ho detto l'altro giorno. 43. Bravo. 40. Non ci credo Roberta, mo, si la chiave. 42. Bravo, e che Godo! Solo perché sono per cavalli di me. Oh, 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 oh. Devo pure maglietta, Preferisco. Ecco, signore. Tette o culo? Allora, lui... Hai già detto, Giuseppe. Ma tu? Culo. Per lui che facciamo da condotta? No, l'hai sempre detto. Nesina? Dammi 5.000 euro. E chi è te? Tu. A fare la memoria. Ma vale bene, comunque è bene, comunque. Punto per entrambe. Se l'ho buscato. Culo. Siamo complementari. Pesciolina? Il mio piatto preferito. Cavolo. Per latte e biscotti. E poi che piatto si crea? Il piatto si intende anche, aspettate, le anche cerami. Per pizza il allora, piatto. Allora, mi stasera come magnas. Mi stasera tenessi direi come magnas. Ti ho capito. Vabbè, ti piace la pizza? A me piace la pizza. Questo è proprio stupido. Che detto? Hai detto la pizza. Pizza. Tu? La pizza cacas! Prima la mangi e poi cacas! Ci sono tanti piatti preferiti. Dico pure io la pizza. Dai, abbono, non è tutto. Ho pizza la lasagna. Vabbè, te la abbono, dai. Sei a 5 o sei a 6. Qual era, scusa? No, no, pizza, vabbè. Faccio pizza è fessa, pizza è fessa. Pizza è fessa. Il cibo che odio di più. Beh, in realtà ce lo sei. Cioè, tu dillo, poi c'è già pensato se è chilo. Perché effettivamente non ci ho mai pensato. Allora, ce l'hai uno che odi. Uno che non mi piace, proprio. No, che odi, tu hai io... Ma lo sanno tutti, l'arancia. Ci potrebbe essere un pareggio, dipende da Roberta. Allora, può essere come per... stesso muo, Io mando pure il prete, ragione. Vabbè, ma non è niente. Che non ti piace proprio. Allora, posso dire quello che non preferisci perché mi hai detto che da piccolo vuoi mangiare? No, però no, già sbaglia così. Ma no, si deve esporre. Però, per favore. No, me lo mangio. Deve esporre, Vai, ci sta qualcosa che non mi piace. Sì. Cai di guareggio qua. Guareggio. Comunque ce n'è uno, io lo so. Stai zitto, pure io sto pensando a quello. La lasagna. Che non è sbagliato, però odio, odio. No, non odio. E qual è il cibo che odi? Un minestrone, mi piace proprio. Odio un minestrone, mi piace proprio. Pareggio per Giuseppina. Comunque, cioè, sarò strano, è l'unico nome della forse che non mi piace la pasta. Non è che non mi piace proprio, caro, capito? Ma mangio pure. La preferisci, che strano. Invece, il mio calciatore preferito di sempre. Vedi? Da bambino di sempre. Se la facciamo con te questa distinzione, invece tu, non stai da me. Posso dire ora? Vai. Allora, se questo è sbagliato, mi vado a mettere la maglia di Cavani, ok? No. Cristiano Ronaldo. Va bene, sì. Invece che sbagliato. Poi c'è il sorpasso. Io stavo già... Chi è il mio calciatore preferito? Alan. No. Non ci credo, sorpasso Giuseppina. Chi è? Allora, è Benzema. Bravo. Benzema. Robby! Ma non è che... Robix! Mamma mia, tu non puoi fare le voti dei video. Ma che da dire? Vedi il lato. Ma noi non li vediamo i vostri video. Ogni coppia di vediamo i video interessanti, noi video su calcio. Dove video siamo noi, magari. Che fai a divertire, dove siamo noi, dai. Noi di base facciamo sempre divertire. Andiamo avanti. Che mi stai chiamando, frate? Ho mai letto un libro completandolo. E nel caso, se ci riuscite a dire anche quale. No, no, vabbè, era un aggiunto. Io esaccio tu, esaccio. Ho mai... cioè sì, mio. Sì, è perché sì, tu... sì, però era un libro che ho letto tra appunti ad una professoressa, ma non mi ricordo quale. Ok. Sì, ma perché hai fatto l'università, hai fatto... No, però non c'entra quei tempi là, però vabbè sì, cioè risposto deve essere solo sì, sì o no. Sì. Sì. Ah boh, però l'università mica te rileggi tutti i libri, io no. Manco uno. E infatti. Cioè alcune cose capite sono. Allora, sì, quello che ho letto io è La Compagnia dei Celestini. Un libro sempre legato al calcio, però calcio di strada. È tipo erano alle superiori, un moretto. Alle medie o alle superiori. Punto, dai.
Però sa più non tutti. All'amico ritrovato. Quello è libero di Cavani, ho letto. Quello tuo? No. Non l'ho completato. Non l'ho mai scritto. Eh no, perché sono aspettando il quarto per leggere. Perché il quarto? La mia canzone preferita. Ricordo il vantaggio di Giuseppina. Dai, ci potete arrivare. Allora, a te una dei Coldplay. Ok. Però non mi ricordo come cazzo si chiama. Quella là che fa. Che c'è il mashup New York, una scommessa. Ok, qual è il titolo? Cazzo si ricorda. Il titolo, ho capito che vuoi dire. Vai anche quello. Vabbè, tanto vabbè, Andrea si concentra qua, Peppina. Ciao. Ma buiate la buona, fix you. Per me non è punto perché non l'hai. Ma che ne scialle? Ce ne vuole Coldplay. Fatto male di Andrea. Mentre c'è Shallow. Ma che ne Shallow? Yellow. No, c'è anche Yellow, ma c'è anche una che si chiama Shallow. Se non sbaglio sì. Senti, ma tu... Allora, devo dire, io non è che ascolto tanta musica. Questa. Però ragazzi, c'è una canzone che mi sento. No, ti pare, ti pareggio. Se no è un pazzo di merda. Nino del Napoli. Ma non è una canzone. Sì, zitto, punta Roberta. Ma tu sei soltanto innamorato. Vabbè, qual è Nino del Napoli? Ma... quella che è andata allo stadio. Quella che mettono sarò con te questa. Ma che la macchina ci sentiamo, sarò con te, Rino. Eh sì, però ci senti tutto, c'è gioia, la musica. Questa ci diceva una cosa gioiellina. Ragazzi, questo ragazzo non ascolta niente del Napoli. Già. Allora, vorrei un tifoso del Napoli che vuole sentare. Manco un altro, se una cosa non un altro. Se fa la cosa, nessun punto dentro. Nessuno ha detto no, ma poi gioielliere, chi ti metti a sentire gioielliere? Perché Gesù ti fa gioielliere. No. Sì, però lei ti senti sempre gioielliere, capito? Ma comunque zero punti. Sì, per tutto il mondo. Aspetta, però la posso sapere la tua canzone preferita? La vuoi conoscere? No, io ho detto, non è che ne ho preferito. Però se la dici pure i gioielliere tu dicevi sì. Cavolo, gioielliere l'ha fatta. Oh, la prossima, quella preferisco... facciamola tutti. Allora, questa avete l'opzione, facile, subito. Ricordiamo Giuseppina in vantaggio, credo. Sì, sì. Sì. Preferiamo discoteca o il letto? Letto. Oh, ma che sfatica. Si può dire. Io così, letto, mi guardavo tutte e due. Però ma non anche la discoteca, mica sono film, arrivo la discoteca, diciamo. Ho capito, ma quale preferisci? Vabbè, a casa sai, tranquillissimo. Sì, ma perché vai da discoteca, ti passa vicino e fai tascere, ti passa a fianco e fai tuciato, ti strusciata così, camera. Punto d'entrambe, Giuseppina ancora in vantaggio. Vai, la prossima. Preferisco la ragazza con o senza i soldi. Babbo, dai, che fazzoli che siete. Senza trucco. Con o senza trucco. Senza trucco. Poi posso dire russo, è una persona che odio. Russo, ma posso dire una cosa? Poi vedi su Instagram i mi piace, i follower, a tutte quelle. Io preferisco la ragazza con stavo cuttando di trucco, che quando si appoggia al cuscino gli rimane l'ombra. Anche quelle rifatte dicono non fare questo, poi chi seguite le tette tante. Ma voi siete perfette così, entrambe, perché vi dovete rifare? Processo. Siete perfette così entrambe, noi vi prefiriamo così, senza trucco. A me piace quando la mattina mi aliti in faccia senza trucco. Oh no, Giovanni. Ma che sfiduciato in mezzo. Prossimo, comunque ancora il vantaggio di Giuseppina. Ma attenzione! A che età l'ho fatto la prima volta? 18 anni. Harry Warden. 17. Ma aspetta, allora, a parte che l'abbiamo fatto. Ho avuto 18 anni. No, aspetta, non ero tra i 17 e no, i 18. No, ho aspettato perché ho paura. Noi ci siamo conosciuti il 19 maggio 2019, ancora dovevo compiere 18 anni. Però, no, si l'abbiamo fatta a giugno. Sì, l'abbiamo fatto dopo... A giugno l'abbiamo fatto per la legge. Perché quella è più grande. Cioè, quanti anni? 3 anni. Ah, appunto. Anni, 3 anni. Un po' vecchio, una giubilata. Va bene! Quindi... Gallina vecchia fa buon brodo, caro. Quindi l'ultima. Aspetta a me. Sì. Mamma mia, Roberta non aggrappa Giuseppina, incredibile. Preferisco te
o il Napoli? Allora, io devo dire una cosa. Allora, tra qualche giorno è il mio compleanno, ok? Auguri. E Andrea ha detto che avrebbe rinunciato a Napoli per festeggiare il mio compleanno. Confermo, l'hai giurato. Mi scaglia di Napoli io 15 settembre, 18, mocchi mamma loro. Confermo. Che sabato. Quindi sono più importante io. Ma voi avete mai fatto una cosa? Mo, ma se sto, ti devo partorire, sta alla finale dicendo, se non è mai litigato con Giovanni per questo. Io no, facciamo qualche la... No, una leggenda, adesso ci arrivi. Cioè, vai, purtroppo la domenica faccio i soldi in Davide che ha una leggenda. Io lo lascerei, io anche. Quindi? Andiamo insieme a partorire a braccetto con le acque rotte. Quindi... io. Quindi. Vabbè, a prescindere, ha vinto Giuseppina. Ha vinto? No, ti è perché... Oh, 1-0-0, ha vinto Giuseppina. E quindi? Quindi... Vuoi pareggio o vuoi vittoria? No, a prescindere, si fa 1-1. Quindi noi e il Napoli. Giuseppina si è mandata. Ah, è vero. Vinto Giuseppina. Noi e il Napoli. Ha vinto Giuseppina. Noi e il Napoli. Ha vinto, mi hai vinto, ma vedi la foto. No. Mi hai vinto, no Cavani no, tutto vanno Cavani. No, Cavani no, io amo Cavani no. Amo. Noi e il Napoli. Amo, quando è bel dia. Chiamo tua mamma e te, glielo dico, Già, basta. Noi e il Napoli. Tu non ridere. Siediti. Noi e il Napoli. Te la metto, Mamma, ma metti a dire. Che ce la fa? No, dai, ragazzi. No, dai, ragazzi. No, dai. Preferiamo le nostre ragazze, dai. Che fazzi. Io me ne vado con Cavani, ciao. Furno uno, ho i soldi, Cavani. Non so, Eh?